Va ora in onda alla serata finale di Scacco Matto, in trasmissione abbinata alla Lotteria Italia. Con un colpo di kung fu mi libererai di lui e lì servizierai di non ritrovarlo più. Lui ci riprovava, mi spiava e ancora io lo seminai. Arriva, s'arrabbiava e sempre io lo seminai, lo seminai. Sapevo che mi voleva, ma non mi avrebbe accalappiata mai. Ma dopo un'ora, tornando alla mansarda, lo provo, tu pensa un po', che dal mio letto con aria beffarda mi dice: Scacco Matto, ti darò. Con un colpo di kung fu mi impadroni di me, lottai, lottai, lottai fino a non poterne più. Ma dopo un'ora e come per magia la sorte ti rovesciò e finalmente fu la volta mia di dirgli: caro Scacco Matto. Come Scacco Matto? Caro Scacco Matto, ti darò. Signore e signori, dopo questa esibizione di filosofia befanizia, benvenuti all'ultima puntata di Scacco Matto con Laura Troschel e Claudio Cecchetto. Ciao, ciao, ho deciso quest'anno di essere buono. Io ti voglio bene, ti voglio bene, Cecchetto, vedi, proprio nel senso che ti voglio bene, perché ho scoperto che tu non sei cattivo. Vabbè, in effetti, guarda, la Befana quest'anno non mi ha portato il carbone. Visto? Quindi, mi sembra giusto. Laura, io ti amo, lo sai che io ti amo, ti perdono tutto, ti ho anche portato un regalino. Vedi, grazie. Eccolo qua, guarda. Che cos'è? Che cos'è? Dentro c'è il carbone, quello vero, così tu lo accendi e riscaldi il tuo cuore di pietra. Insomma, avete, hanno nuovo vita vecchia, ecco, vita capito? Vecchia. Io, tu pensa che per festeggiare il Capodanno io volevo buttare dalla finestra Cecchetto. Dai, Cecchetto. Non si è fatto trovare. Questa sera non abbiamo tempo, abbiamo pochissimo tempo. Su. Va bene, allora introducete gli invadenti. L'hai voluto tu, eh? Sì, sì. Allora, carica! Oh, ma quanti sono? Sono tantissimi questa volta. Oh, ma com'è possibile? Ma che c'è stata? Un'amnistia?
Ma li conosci tutti? Sì, sì, effettivamente li conosco tutti. Vedi, abbiamo cose con Pigia, con cose, anche lei, c'è pure lui, vedi, poi c'è lei, lui dei gialli, poi c'è lei di Milano, c'è lei, c'è Coso, c'è Cosetto. Ma che c'entro io? Adesso divertiti, va, interrogali tutti, dai. No, io non interrogo nessuno, io ho deciso di essere buono, fra loro c'è sicuramente il colpevole, ma io non interrogo nessuno, io me ne vado a casa da solo, mi dispiace. Sì, poi domani a pranzo. Domani a pranzo mi aprirò una scatoletta. Ed eccoci quindi in compagnia delle 6 coppie finaliste, cioè coppie che hanno totalizzato in questi 12 appuntamenti con Scacco Matto di più. Sono coppie conosciutissime, comunque adesso ve le ripresentiamo, cominciando dalla prima, formata da Cecilia Baroni e Arturo Piatti. Silvia Berti e Alessandro Lucchesi. Daniela Barbieri e Mario Biserni. Brigida Lucente e Francesco D'Amato. Con noi anche Silvana Testa ed Emanuele Masini. Gabriella Bernardi e Alessandro Pasciuto. Bene, abbiamo qua rappresentanti di tutta Italia. Io viaggio molto, sono sempre molto curioso quando viaggio. Una volta sono stato in un paesino medievale piuttosto carino e chiedo informazioni, ho chiesto a un abitante del luogo. Dico, scusi, ma qua è mai nato un grande uomo? Dice, no, tutti bambini piccoli così. Poi spessissimo... Spessissimo nei locali dove vado, siccome questi locali sono in campagna, mi informo anche là. Una volta ho chiesto a un pastore, dico, senta, ma lei quante pecore c'ha? Dice, ah, non lo so. Dico, come non lo sa? Dice, no, non lo so, perché come incomincia a contarle ma addormendo. Ecco, io adesso ringrazio molto. Ho detto le due scemenzuole di informatica, me ne vado, ci vediamo presto, ci vediamo, Dunque, dicevamo che da queste 6 coppie finaliste dovrà uscire la coppia campionissima di Scacco Matto. Infatti la trasmissione di oggi è diversa rispetto alle altre. Alle 6 coppie finaliste saranno abbinati i 6 biglietti vincenti della Lotteria Italia. Ora, prima di conoscere dalla voce di Rosanna Vaudetti l'esito dell'estrazione, vediamo in che modo si svolgerà quest'ultima gara. Dunque, i concorrenti si scontreranno nel gioco dell'identikit e di attenti all'R ed acquisiranno un punteggio col quale si presenteranno al terzo gioco, che questa volta si chiama il domandone. A questo punto avverrà una prima selezione, dalla quale usciranno il sesto, il quinto, il quarto ed il terzo classificato, più le due coppie finaliste che si affronteranno nella grande prova del giallo. Allora, poi la coppia vincitrice sarà proclamata coppia campione di Scacco Matto e il biglietto adesso abbinato vincerà il primo premio di 300 milioni della Lotteria Italia. Ah, al biglietto abbinato alla coppia finalista non vincente andrà il secondo premio e così via per gli altri abbinamenti. Ed ora la parola a Rosanna Vaudetti.